The Glass, Foo Fighters, 737. The Glass, non The Glass, capito? L'ha detto così lui, eh? Se ascolti la Allora, canzone appunto. dice The Glass, Ok. dice alla fine, quindi è così. Allora, 737 minuti, nonostante l'orario sia prestissimo, abbiamo comunque un ospite al telefono, Esatto, giusto? abbiamo in collegamento il consigliere comunale al Comune di Milano del Partito Democratico, Daniele Naum. Buongiorno, consigliere. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora, consigliere, l'abbiamo chiamata perché settimana scorsa ha fatto una proposta molto interessante. Alla luce di un fatto Alla luce, tragico. infatti, no, ricordiamo bene, Lorenzo, cosa è successo Ah, per bene? Facciamo anche faccia. raccontare. Allora, consigliere, ci racconti bene, allora, che cosa è successo e come mai questa proposta? Praticamente, durante la prima della scala, trasmessa anche a San Vittore, si è ammazzato un detenuto. Considerate che l'anno scorso c'è stato il record dei suicidi a San Vittore, 87 persone si ammazzarono, persero la vita. Quanti ha detto il 87 consigliere, scusi? Un l'anno scorso, quest'anno solo siamo anno. già a 67. L'anno scorso fu proprio il record di suicidi in carcere, però è un'emergenza, è un'emergenza non solo la questione dei suicidi, ma proprio le condizioni delle nostre carceri, che poi purtroppo servono a poco, perché oggettivamente il tasso di recidiva è altissimo, siamo oltre il 75%. I detenuti uno su due non lavorano, non studiano, non fanno nulla e poi una volta che escono delinquono di nuovo, appunto perché non abbiamo, come dire, non li abbiamo recuperati come dovremmo, no? Come ci imporrebbe anche la Costituzione. Allora, siccome c'è questa grandissima emergenza e San Vittore è al collasso, considerate che potrebbe ospitare 800 detenuti, invece dentro ce ne sono 1000 e passa, no? Ho fatto questa proposta di tenere un consiglio comunale a San Vittore straordinario per mettere luce su quello che accade all'interno di quell'istituto penitenziario e sulla condizione delle carceri in generale. Preciso un'ultima cosa, non è colpa del direttore di San Vittore o dei direttori delle carceri che spesso in tutta Italia fanno un lavoro straordinario e la colpa è della politica, è della politica che ha una concezione carcerocentrica sulla pena e non fa altro che riempire le nostre carceri, mentre fondamentalmente il modello dovrebbe essere quello di sì, certezza della pena, far scontare la pena, ma per le pene soprattutto lievi in modo alternativo, come spesso viene fatto in Germania, cioè la Germania ha un tasso di recidiva molto minore rispetto al nostro e non ha una concezione carcerocentrica, cioè il detenuto, non il detenuto, la persona che commette un reato deve fare un percorso riabilitativo e anche, come dire, riparativo nei confronti di chi ha commesso il reato e grazie a quel percorso poi la Germania batte il tasso di recidiva, mentre noi non lo facciamo. Ecco, la questione appunto, dicevo, non è solo del carcere di San Vittore, ovviamente, ma di tutte le carceri italiane. Se non sbaglio, dato di qualche giorno fa, abbiamo superato i 60.000 detenuti in tutta Italia, quando mi sembra che la capienza massima potrebbe essere sui 48.000, se non sbaglio, giusto? Esatto. Consideri che negli anni, anche quando c'era stato il decreto di indulto nel 2006 e il cosiddetto svuota carceri che ci fu imposto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la famosa sentenza Torreggiani, perché in carcere non ci sono i 3 metri quadri calpestabili per detenuto, per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anziché, come dire, poi andare a sanare quella situazione, cioè per le pene lievi far scontare la pena in maniera diversa, noi invece avevamo una concezione di aumentare i reati, aumentare le pene e riempire le carceri. Ma l'aumento delle pene e l'aumentare il tipo di reati non è che ha comportato una diminuzione dei reati in Italia, anzi sono aumentati. Per cui il tema è proprio quello. Cioè noi, il punto secondo me non è costruire nuove carceri, il tema è come recuperare le persone che commettono delle pene. Vi Chiaro. faccio un esempio, in Italia noi abbiamo 30.000 detenuti che scontano pene. Un residuo di pena da 1 ai 3 anni, ma non possiamo pensare su quel residuo di pena di far scontare appunto quel residuo in maniera differente, o con arresti domiciliari o con lavori socialmente utili o
con un recupero anche di carattere scolastico, culturale. Il tema, secondo me, è quello, per non parlare poi di reati folli, e io penso al testo unico sugli stupefacenti, che non fa altro che aumentare e riempire le nostre carceri. Se noi oggi in Italia abbiamo il 35% di persone in carcere per 35. aver impianto il testo unico sugli stupefacenti, di questi 35% sono 16.000 che sono in carcere per piccolo spaccio o perché gli sono state trovate 3 canne in tasca. Per Chiaro. cui il tema è: noi riempiamo le nostre carceri anche per reati folli come quello sul piccolo spaccio, e abbiamo una situazione che poi diventa, che è di fatti inumana. Ecco, come è stata accolta la proposta del Consiglio, la sua proposta di fare il Consiglio Comunale straordinario all'interno di San Vittore, come è stata accolta dal resto dei consiglieri, dal sindaco, dalla giunta, non so, cosa si farà? Lo faremo. Ecco, Ah, adesso ok. stiamo capendo quando, se a marzo o maggio, adesso dobbiamo capire bene quando dargli, perché secondo me sarebbe anche bello presentare il rapporto che Antigone fa ogni anno sullo stato delle carceri e capire, ecco, quando uscirà il Chiarissimo. prossimo rapporto. Però a prescindere dal rapporto di Antigone, che è ottimo, adesso capiremo, Dai, perché però il si farà. tema Perfetto, è che l'emergenza c'è sempre. Sì, lo si fa, lo si fa. perfetto, va bene. Consigliere, allora, grazie mille davvero per il suo intervento, grazie mille anche Grazie a voi. per la proposta e cerchiamo di tenere appunto accesa comunque la luce anche su questo tema che troppo spesso effettivamente viene dimenticato o lasciato ad altri e noi ci giriamo un po' dall'altra parte. Grazie. Grazie mille a lei, consigliere, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. E allora ringraziamo appunto Daniele Naum, consigliere Del comunale PD. del PD, con questa proposta, appunto, e poi andremo a seguire, ci farà sapere appunto quando questa proposta poi diventerà appunto reale e ci E sarà si farà. questo consiglio comunale straordinario all'interno della carcere di San Vittore, appunto, per tenere accesa le luci su questo tema, che è un tema molto molto importante. Andiamo avanti con la musica, adesso è il momento di San Giovanni, poi noi torniamo qui perché dopo c'è anche Poletti oggi, perché è lunedì, quindi c'è il buon lavoro, ne abbiamo di cose da raccontare oggi. Andiamo avanti, San Giovanni con Fluo.